navigare, ma sconcertante il comportamento delle altre squadre, salvo solo l'asseramento di qui Giovanni e Antonio Gattoli, ma la LPR, la Sunier Doha, la Lipica dovevano collaborare con questa squadra per chiudere sui 13 fuggitivi, perché questa sì è con grande posizione. E vediamo Emanuele Sella che stappa una bottiglia di eritroproiettina, ma ora andiamo a sentire Gilberto Simoni. Gilberto, oggi ha vinto Sella e io ho detto a Davide Cassani, Sella è dopato e il gibo alla diarrea, oppure Cassani è il più grande scalatore di tutti i tempi. Cosa ne dici? Ma diciamo che ci abbiamo provato la squadra, tirato, lavorato, ma alla fine ci mancava Santuccione. Dietro avevo la diarrea. E attenzione perché vediamo Gabriele Bossissio in maglia rosa, e quando Bossissio è maglia rosa non possiamo che pensare al suo splendido capitano, magnanimo capitano Danilo Di Luca, al microfono di Alessandra De Stefano. A voi. Danilo, cosa è successo oggi? Dimmi. Ma io avevo finito l'epo di Santuccione, non potevo attaccare. Noi eravamo a ruota perché avevamo davanti Bossissio. Bossissio deve restare a disposizione. E passiamo da un dopato all'altro. Per la ricognizione della tappa di domani abbiamo quel dopato che ha già fatto però soltanto 3 cadute. Andiamo a vedere la ricognizione del piccolo Stelvio, Luca Gugolati e il suo epo. Sì, Auo, è una salita abbastanza regolare, tendenza media 5%, la massima è l'8%. Con un rapporto prima dietro, medio davanti, ma i più forti andranno su con la seconda dietro. Bene, possiamo partire. Pezzo più duro. Qui è molto dolce. Gugolati, la salita è finita, ora c'è una bella discesa, bella perché la discesa è sempre bella.